tutti da Barbara e bentornati nel mio canale chetogenico e benvenuti a tutti i nuovi che spero si iscrivano numerosi perché mi fate felicissima e anche perché la ricetta di oggi è una super ricetta, l'ispirazione l'ho avuta da Carlo Cracco che come ben sapete è uno dei giudici di Masterchef molto famoso per come prepara le uova in tanti modi diversi ma anche perché è un bell'uomo. Vi metterò qua una foto per le signore che guardano il mio canale e ditemi cosa ne pensate, niente male eh? Adesso però andiamo a cucinare insieme questa super ricetta con le uova di Carlo Cracco. Gli ingredienti di cui avrete bisogno oggi sono un tuorlo per persona. Poi del parmigiano grattugiato e della farina di mandorle. Questo servirà a ricoprire il tuorlo. Io ne metterò metà e metà. Poi avrete bisogno anche del ghee perché andremo a friggere e il ghee o il burro chiarificato non si bruceranno. Sale, pepe e metteremo anche un contorno. Oggi preparerò degli spinaci che ci staranno benissimo e ci aggiungerò anche delle noci pecan. Dopo aver mischiato il parmigiano con la farina di mandorle, ricoprirò il fondo di una ciotola piccolina, così non utilizzeremo troppa farina e ci metterò delicatamente il nostro tuorlo. Il resto del mix servirà a coprirlo. Fate molta attenzione a non rompere il tuorlo. Mi raccomando, non aggiungete sale perché il parmigiano è già sufficientemente salato, ma se vi va di mettere qualche spezia, questo è il momento perfetto. Adesso dobbiamo lasciare questa ciotolina nel frigorifero per almeno 5 ore a riposare in modo che il mix si attacchi bene al nostro tuorlo. Abbiamo quindi tutto il tempo di preparare gli spinaci. Adesso li bollirò in acqua salata e poco prima di mangiare li ripasserò in padella con un pochino di ghee. Questo è un trucco per preparare il cibo con anticipo, perché se avete una vita frenetica vi servirà sicuramente. Ma se non è così e avete tempo prima di cena, potete tranquillamente saltare la parte della bollitura e cuocere direttamente gli spinaci in padella. Già che ci sono, preparo anche le noci pecan, sminuzzandole. Volevo però dirvi che lo chef nella sua ricetta utilizza i pinoli, che però contengono più carboidrati, quindi ho preferito questa variante. Un paio d'anni fa ho fatto un video sulla frutta secca, perché ci tengo a dirvi che anche se è accettata in un'alimentazione chetogenica, bisogna scegliere quella giusta e stare molto attenti alle quantità. Infatti le noci del Brasile e le pecans, che sono quelle che stiamo utilizzando oggi, hanno solo un 4% di carboidrati, le macadamia un 5%, sono quindi le migliori opzioni dal punto di vista chetogenico. State però attenti ai pistacchi, che hanno un 18% di carboidrati, e soprattutto agli anacardi, che ne contengono addirittura 27%, quindi non dovrebbero essere consumati in questo tipo di alimentazione. Nel mezzo troviamo le nocciole, le noci e anche le noccioline che hanno un 7% di carboidrati, i pinoli che non ho utilizzato io perché hanno un 9% di carboidrati ma che comunque si possono mangiare in piccole quantità e le mandorle che hanno un 10%. Non vi preoccupate se non vi ricordate tutti questi numeri perché li scriverò nella descrizione qua sotto. Spero di tutto cuore che queste informazioni vi siano utili. Ma adesso torniamo alla nostra ricetta perché le noci pecan sono sminuzzate perfettamente. Gli spinaci stanno bollendo con il coperchio così la vostra cucina non si riempirà di vapore e il nostro tuorlo sta riposando in frigorifero con il parmigiano e la farina di mandorle.
Quindi abbiamo un pochino di tempo per guardare fuori dalla finestra. Vi anticipo che, vista la giornata meravigliosa, dopo andrò con la mia bicicletta fedelissima a vedere una mostra fotografica che hanno allestito per strada. Se vorrete venire con me, mi farà veramente molto piacere. Un consiglio di cui probabilmente non avrete bisogno, perché se avete cucinato questa verdura prima lo sapete già, è quello di bollire gli spinaci nel pentolone più grande che avete e mettercene il più possibile, perché sembrano una montagna, ma dopo averli bolliti spariscono, si riducono veramente a una quantità piccolissima. Ecco infatti il nostro piccolo piattino di spinaci, ma sono già passate 5 ore in un secondo, è quindi il momento di andare ad occuparci del nostro tuorlo. Dobbiamo eliminare con molta attenzione il parmigiano e la farina di mandorle. Vi consiglio di tenere pronta una ricetta in cui potrete utilizzare questo mix, perché è buonissimo e anche abbastanza caro, quindi non sprecatelo. Potete farci dei nuggets di pollo, per esempio. Le due padelle sono una per gli spinaci e l'altra per l'uovo, quindi mettiamo un po' di ghee in quella per gli spinaci e tutto il resto per friggere il tuorlo. Come vi ho detto prima, il ghee è un burro chiarificato, quindi potrete trovare anche il video su YouTube per prepararlo in casa utilizzando il burro normale. Io non ho ancora girato questo video, lo farò, però se non trovate il ghee al supermercato è un'ottima soluzione e vi costerà anche molto meno. Iniziamo scaldando gli spinaci nel nostro ghee e aggiungendoci un pochino di sale solo se necessario, perché vi ricordo che li abbiamo bolliti già in acqua salata. Metteteci anche del pepe solo se vi piace, ma le noci pecan o i pinoli, quello che deciderete di usare, ve li consiglio caldamente perché daranno un po' di croccantezza a questo contorno, lo renderanno molto speciale. Abbiamo iniziato dagli spinaci perché il ghee dovrà essere caldissimo per friggere il tuorlo senza che si rompa. E qui potete ammirare il mio errore madornale. Avrei dovuto utilizzare un pentolino molto piccolo perché il tuorlo dovrebbe essere immerso completamente nel ghee. Inoltre la schiumarola avrebbe dovuto avere un manico perpendicolare alla rete. In questo modo avrei potuto lasciarla sotto al tuorlo e risollevarlo senza romperlo. Purtroppo è stato un disastro. Ho pensato anche di rifare la ricetta con un altro tuorlo oppure di non caricarla su YouTube, ma non mi sembrava giusto, perché voglio anche dirvi che in cucina non va sempre tutto bene. Ogni tanto, e a me capita spesso, si fanno dei disastri, ma se gli ingredienti sono buoni e si prepara tutto con amore, vi assicuro che il piatto sarà buonissimo ugualmente. Come il caso di oggi, questo piatto era veramente delizioso, vi consiglio di provarlo. E se riuscite a non rompere il tuorlo, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto. Se volete mandarmi le foto, potrete inoltre farlo come messaggio privato su Instagram. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate proprio tutti al mio canale, perché ci vedremo qua con un video chetogenico in italiano ogni venerdì alle 2, ma anche con lo stesso video in inglese il lunedì e in spagnolo il mercoledì. Alla prossima settimana, ciao, grazie a tutti e buon weekend! Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby, how could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. You left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I
It got me stone cold. Truth when it's tainted.